Sono il demone unicorno! Tu non conquisterai il bastione! Ciao! Allora, bentornati! Abbiamo vinto! Ma calma, però. Il bastione è salvo! Qui c'è... ci sono... Potere al bastione! Ma era un povero unicorno, guarda come era... Era un demone spietato. Ma guardagli gli occhi come... Spietato. Torniamo a noi, anche se in questa veste un po' ballerina, morto l'unicorno per la seconda volta, di cosa vi parliamo oggi? Mi accingo a prenderlo. Ah. Last Bastion. Allora, questo gioco è stata una delle uscite inaspettate, diciamo... Di Luca. Il gioco in questione è un gioco da 1 a 4 giocatori, è un cooperativo e chiaramente il tipo di gioco è difesa di un bastione. Esatto. Il gioco è stato portato in Italia da Asmodee e siccome la fattura dei componenti della scatola ci ha colpito, ecco a voi l'unboxing. Andiamo ad aprire questa sorpresa. Poi lo battezzerò gioco sorpresa. Il regolamento di stile, cioè la grafica è davvero bella. È davvero bella. Le sue svariate pagine. No, a me i regolamenti non interessano. La descrizione dei poteri. Una scheda punteggio. Fustelle, che andremo a vedere poi nel dettaglio, con penso il bordo del bastione, mi viene da dire. Altre fustelle. Fustelle. Altra fustella. Ah, ecco qua, va. E infine arriva il piatto forte. Allora, togliamo la scatola. Allora, l'interno è fatto meravigliosamente. Intanto c'è un inserto che racchiude le miniature. Racchiude. Molto, molto fatto bene. Poi abbiamo... Questo ve lo devo aprire, fammi vedere perché. Segnalini teschio. Segnalini seri. Guarda che roba, guarda che fattura. Davvero bello. Dadi con vari simboli che ancora non ho la più pallida idea di che cosa servano. Dato nero. I cerchietti per mettere sotto le miniature. Suppongo le plance giocatore. Gialla, blu. Amo questa grafica. Attenzione, i nomi dei personaggi. Sindara la paladina, sperando che si pronunci così. Kazjin, nano berserker. Ciao Gaetano. Oh, vabbè. Arne e Sogo, un falconiere, quindi un druido, un ranger, chissà. Mailfar, bardo. Twindalli, elfo arciere. Teagan, chierico, umano. Fengli, mago. Elmer e Chestnut, un vagabondo. E infine le carte. Probabilmente l'anima del gioco. Hanno le stesse... i colori delle plange giocatore e anche degli effetti strani. Guarda che figata. Schede riassuntive. Vi lascio nuovamente con un'inquadratura delle miniature che sono davvero belle e andiamo alle conclusioni finali. Eccoci di ritorno. Avete visto cosa c'è all'interno di questa bella scatola?
Che ne pensiamo noi? Last Bastion secondo me è un gioco che per il prezzo e per la componentistica può rimanere sul mio scaffale, può rimanere sullo scaffale di ognuno di voi. Se siete amanti del cooperativo e se siete amanti di quel gioco con miniature e meccaniche stile fantasy D&D, ci avete azzeccato. Come avete potuto vedere nell'unboxing, le miniature sono dettagliate, alcuni componenti del bastione sono 3D per darvi l'idea di realmente fare quell'azione, nulla di nuovo, certo. Però carine, bene, danno quel solito fascino. Esatto, la grafica nella mia ignoranza non saprei come descriverla, ma è bella, cartunesca, sì. Non lo so come si può dire, però è... sono diventato su molti unboxing dell'idea sua. L'occhio vuole la sua parte. Questo appaga l'occhio. L'occhio prende la sua parte. Esatto. Ed effettivamente è appagante. Inserito poi in un contesto dove il gioco anche ti mette in difficoltà e ti porta all'interno dell'ambientazione, hanno fatto secondo me un ottimo lavoro. Un piccolo spoiler anche qui, le partite che ci abbiamo fatto sono state tutte partite che hanno avuto un crescendo. Dopo quasi 2 ore di gioco si è arrivato agli ultimi turni dove ancora sul tavolo si urla con la speranza di poter sconfiggere il boss finale. Sì, noi per un dado, l'ultima partita un dado, abbiamo perso per un dado. In più secondo me anche il fatto del comporre la plancia di gioco ogni volta in maniera diversa, perché viene fatto in maniera casuale, permette di avere sempre delle partite differenti con anche dato dal fatto che le carte comunque sia saranno sempre differenti, l'arrivo delle carte sarà sempre differente, vi crea sempre quell'ambientazione improgrammabile, chiamiamola così. È bello, il dettaglio c'è, l'idea del puzzle nel creare tutta quanta la plancia con secondo i comparti esterni, secondo noi è carina, effettivamente è divertente. E come diciamo sempre, senza specificare, il prezzo a mio avviso è uno dei più adatti per una tipologia di gioco del genere. Non è eccessivamente alto e rientra in una fascia di prezzo media che è accettabilissima. Che secondo me è accettabilissima. Quindi se siete amanti di questa tipologia di gioco, a livello di materiali, io gli ho dato il mio 7 anche su questo gioco. Un gioco che vi lascia sul tavolo un'ottima sensazione e che riesce nel suo piccolo a buttarti nell'ambientazione, a fartela sentire. Detto questo, come sempre vi ricordiamo di mettere un like se il video vi è piaciuto, condividere il video se volete consigliare o volete far vedere questo gioco a qualcuno, commentare se siete d'accordo o no con le nostre idee, se trovate dei difetti nei materiali o quant'altro, e iscrivervi al canale se non siete iscritti, e se lo siete ricordatevi di mettere una bella campanellina attiva in modo che poi vi arriveranno le nostre notifiche. Come al solito vi salutiamo e al prossimo video, ciao ciao ciao.